Siamo al congresso SIO con il professore Elio Marciano dell'Università di Napoli. Professore, lei ha moderato ieri un corso in particolare sugli screening audiologici neonatali e il loro impatto sulla sanità pubblica e sugli outcomes dei pazienti. Quali sono i risultati emersi e quali sono le prospettive? Allora, la prima cosa che va detto è che oggi lo screening uditivo neonatale è una realtà in Italia, nel senso che è entrato in quello che sono i LEA, cioè i livelli essenziali assistenziali, che in sostanza obbligano tutte le regioni ad applicare i piani per la diagnosi precoce di sordità dell'ipoacusia. Questo è un aspetto molto importante che noi audiologi lavoriamo da tanti anni, nel senso che si è visto, la ricerca scientifica oramai è codificata anche a livello internazionale, che se si fa una diagnosi di sordità entro il primo mese di vita e si giunge a una diagnosi definitiva entro il terzo mese di vita, avviando ad un percorso riabilitativo il bambino entro 6 mesi, gli outcome, cioè i risultati sulle performance percettivo-linguistiche di questo bambino, saranno sicuramente migliori. Per cui spero che oramai sia una realtà in Italia l'applicazione dello screening per dare un futuro migliore ai bambini ipoacusici. Ecco, è molto importante anche un lavoro di tutela sul fatto che non ci siano delle differenze regionali, perché finora purtroppo il nostro paese ha valutato questa cosa. Ci sono a livello della politica, secondo lei, ancora dei rischi che questo avvenga? O possiamo essere, insomma, soddisfatti dei risultati? Io credo che ci voglia uno stimolo per cui tutte le regioni devono attrezzarsi. Per fortuna la regione Campania, che molto spesso viene citata fra le regioni colpevoli su alcuni aspetti della sanità, in questo caso non è colpevole, anzi possiamo dire che è stata protagonista, in quanto dal 2006 il progetto screening uditivo su tutti i nati della regione Campania esecutivo, per cui possiamo dire che la nostra regione è stato capofila. Bambini esaminati, abbiamo superato ampiamente il 500.000 di bambini esaminati, i risultati sono buoni per quanto riguarda le valutazioni cliniche di questi bambini, l'importante è rafforzare tutto il percorso e spero che la Campania possa essere ancora protagonista di questo progetto nazionale. Ricordiamo che questo aspetto in particolare è destinato veramente a cambiare il discorso della sordità, nel senso che se si avvierà questo processo così, così diffuso e così capillare, di fatto la sordità nel senso dell'handicap non esisterà più, per certi versi, sarà riabilitata in maniera efficace. Sicuramente sì, però io faccio sempre l'esempio che mettere gli occhiali e vedere è molto più semplice. Essere bambini ipoacusici e produrre sul piano delle performance linguistiche normali è un po' più complicato, cioè deve funzionare tutto il sistema sanitario. Allora io credo che se vogliamo dare una conclusione a questa chiacchierata che stiamo facendo, io penso che bisogna stabilire delle tappe ben precise. Fare una diagnosi entro 3 mesi, diciamo come limite da porre in maniera, diciamo, abbastanza forte. Avviare un percorso riabilitativo il bambino, seguirlo, perché molto spesso non basta una diagnosi precoce, la diagnosi il bambino può averla anche più tardiva, esistono le cosiddette forme tardive di evidenziazione della sordità, allora significa che deve funzionare tutto il sistema, importante è la collaborazione con la pediatria di base, il ruolo del follow up che si dice oramai in tutto il mondo. Quello che mi fa piacere anche dire che se si fa una diagnosi, almeno i primi risultati lo evidenziano in maniera netta e anche colleghi a livello internazionale lo confermano, che se io faccio una diagnosi entro 7 mesi a un bambino, questo bambino ha dei risultati migliori rispetto a bambini che avranno una diagnosi più tardiva. Grazie, cambiamo assolutamente argomento, perché lei proviene in questo momento da una affollata tavola rotonda che ha parlato di della diagnosi genetica, e quali sono i concetti emersi da questo punto di vista? I concetti emersi che la ricerca per fortuna è andata avanti, mentre prima lo diceva sia il professore Cassina oggi, sia si è detto proprio nell'introduzione di questo congresso, oggi la genetica è molto più alla portata di tutti del sistema sanitario, per cui veramente credo che la collaborazione fra gli specialisti un po' di tutti i settori e i genetisti ora credo che sia proprio l'aspetto fondamentale dell'avanzamento della ricerca. Sì, l'ottima partecipazione ha dimostrato proprio anche l'interesse di molti giovani, sì, specializzandosi su questo tema. Sì. Grazie, buon lavoro professore. Grazie, buon lavoro anche a lei.